Veloce, veloce, veloce. No, Paolo! Ehi, ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Ok, siamo caldi e riprendiamo la nostra scalata dopo un fantastico successo. Ho praticamente migliorato un pochetto la squadra. In pratica ho preso Rakitic in prestito per 7 partite. 2 le ho già fatte giocare. Perché ho cercato di vincere una coppetta a livello dilettanti, non ve l'ho fatta vedere perché il livello era molto basso, l'abbiamo vinto, infatti abbiamo vinto anche dei crediti. E siamo riusciti praticamente a salire la nostra intesa a 66, che comunque è un buon lavoro. Infatti proprio per questo avevo intenzione, visto che si è fatto anche male, di trovare un bel sostituto tra i trasferimenti, visto che abbiamo circa 9.000, non abbiamo circa, abbiamo 9.000, 437 crediti, di cercarlo tra il mercato. Io ho già dato uno sguardo e ho trovato Iker Muniain, che secondo me potrebbe essere discreto, e lo potremmo anche comprare per 6.000, visto che abbiamo 6.176. Ecco, per esempio, qui c'è un'offertuale 9 secondi, magari gliela facciamo a 600 e vediamo di beccarla. Già ce l'ha soffiato, vediamo se riusciamo, ce ne facciamo un'altra. Vediamo se riusciamo a prenderlo per 700. No, per 700 non è una cattiva offerta. Anche perché come velocità ha 85. Quindi noi lo mettiamo sulla fascia sinistra. Dovremmo avere sicuramente dei vantaggi rispetto a quell'altro. Diciamo che è abbastanza scarso. Mancano 10 secondi. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Veramente erano 10. Poi vabbè, ha sfalsato. Così lo sostituiamo subito e lo facciamo subito giocare. Dai che è nostro, ok, è nostro, l'abbiamo preso per 700 soldini. Ce lo dai? Non ce lo dai? Perché tutto questo tempo in elaborazione? Andiamo a controllare se ce l'ha dato. Certamente. E quindi lo possiamo tranquillamente inviare al nostro club. Sicuramente lo inviamo al nostro club e ce lo andiamo a mettere nella nostra rosa. Ah, volevo dirvi un'altra cosa fondamentale. In pratica, non so se lo sapete, ma se vi scaricate, ok, lo sappiamo che questo è, se vi scaricate l'app, vediamo un pochettino se scrivo scambio giocatore, vediamo se riusciamo a trovare il mio club. Se vi scaricate praticamente, eccolo qua, lo scambiamo proprio con lui, visto che è fatto male, tanto comunque non lo possiamo impiegare, magari dopo lo rimettiamo. Ah, ok, pensavo di migliorare un pochetto, invece niente, sempre 76 valutazione, intesa sempre 76. Ok, scarsi eravamo, scarsi siamo rimasti. Ok, fantastico, per il resto i giocatori sono tutti quanti qui. Questo pure si è fatto male. Terzino destro magari ce l'abbiamo a 64, vabbè, ok, diciamo non è male. Ultimo giudizio, volevo parlare di questo portiere che non è niente male, Rumens Fernandez Moidim, spero di averlo pronunciato bene, però non è male, è abbastanza freddo. Comunque ricordavo che se vi scaricate l'app, in pratica ogni volta sul cellulare, ogni volta che vi collegate con l'app sul cellulare, in pratica vi regalano un piccolo pacchetto. Non vi aspettate niente di particolare, non sono tipo, non vi esce tipo Ronaldo o Messi, però vi escono i contratti, vi escono cose. A proposito dei contratti, fammi vedere come stiamo con la forma, che non so, vabbè, stiamo abbastanza, ah, questo è scarso. Aspetta, gli mettiamo una forma fisica, magari cerchiamo di far andare un pochettino meglio. Questi sono tutti i premi che ho vinto attraverso l'app. Niente male, almeno è qualcosa, dai. Ok, finalmente siamo riusciti a trovare un giocatore. Ok, le maglie vanno bene così. Vediamo se almeno sarà alla nostra portata. Cavolo, questo già c'ha intesa 100. Che calcio d'inizio, andiamo. Vediamo di non fare brutte figure. Ah già, questo ho capito che tipo è un tipo solitario. Vediamo con l'aiuto della grafica. Noi cerchiamo invece di giocare, ecco qua, tipo per esempio. Ah, ok, interrompe l'azione con l'intervento tempestivo. Ok, dai, una bella apertura. Andiamo sulla fascia. Ok. Che porca miseria. Ok, dai, cerchiamo di giocare di anticipo, vai. Ah, ah, vai, di corpo. Hanno spezzato bene la trama qui. Andiamo!
Non è fuori gioco, vero? No, non è fuori gioco. Ok. Grande Rosischi che subito si è fatto valere. Che si è fatto male? Ok, cerchiamo di impostare bene il risultato. Ecco, tipo per esempio non facciamo no. Grande, avevo detto che il giocatore, il portiere è forte. Bravo portiere. Difendiamo. Chiudiamo, mi raccomando, questo chiama lo schema. Ok, bravo portiere. Che esci. Ah, non ti far fregare, non ti far fregare. Ma porca miseria. Poi un giorno mi spiegheranno per... Dai, fatemi vedere, vai, scatta. Vai. Che è successo? Avanza. Che cazzo. Dai, tira. Botta sicura. Cavolo. A volte basterebbe, eccolo qua, basterebbe giocare molto più semplice. Non ti fa fregare. Eccolo qua. Bravo portiere, grande. Ok. Vai. Madonna santa. Vabbè, ah. Cioè, che è successo? È rigore. Sì, vabbè. Vabbè. Dove la tira? A sinistra? O centrale? Per me la tira centrale. Ma mi butto a sinistra. Ah, l'avevo intuito. Che peccato sull'1-0. Dai, di corpo. Dai, vai, di corpo. Ecco, bravo, vai. Ah, peccato, sbagliato. Ho sbagliato. Portiere è tua. Dai, che secondo me sta ancora là. Bravo. Ok, dai ragazzi, secondo tempo. Vediamo di riuscire a risolvere e a sbloccare questa partita. Che non ci sta ancora nessuno qua. Aia. Bello sto passaggio, mi è piaciuto. Proprio l'hai beccato in pieno il giocatore. Attenzione, vediamo di non farci fregare. Aspetta. Grande portiere. Sta prendendo tutte le palle questo portiere. Ma perché cavolo? Riescono sempre a intercettare tutto. Vai di anticipo. Aspetta. Vabbè, ah, così no. Ecco qua. Meno male che non era giusto se avesse segnato. Vai. Vai bello, vai, che sei anche nuovo. Vai. Vai, dammi prova della tua forza. Vai. Annacci. Dammela giù. Vai bello, vai Suarez, vai. Vai, questa la voglio veloce. Veloce. No, Paolo. Fare questo. Ma che cazzo? Dai, vai in mezzo, non ti far fregare. Bellissimo portiere. Ah, e vai. Perché non andiamo addosso al giocatore? Vai portiere, vai. Aspetta, vai. Vai che sei fresco, sei nuovo, sei tutti noi. Vai. No, hai sfeggiato la traversa all'ultimo tiro. Che peccato. Ok ragazzi, è stata una bella partita, soprattutto perché la stavamo vincendo e poi alla fine l'abbiamo persa. Abbiamo capito che Michu potrebbe essere sacrificabile perché in pratica difende bene, ma per il resto è una schiappetta. Se avete qualche consiglio, soprattutto sui calciatori spagnoli, perché come vedete sto costruendo un paio di giocatori, un paio, una squadra soprattutto rivolta verso gli spagnoli, datemi qualche consiglio su qualcuno veloce. Comunque rimangono ancora altre 6 partite, dobbiamo arrivare a 12. Riusciremo ad arrivare alla divisione 9? Sicuramente ce la faremo. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate sempre di commentare, non dimenticate sempre di mettere un mi piace. Noi ci vediamo sempre al prossimo video e bye bye.